i ragazzi che vengono a salutare i genitori di Daniele dopo questa finale molto tirata. Ciao. Allora, la parola finale ovviamente la lasciamo, abbiamo terminato un po' tutta l'attività, adesso ci sarà una partita di calcio a 11, così di rilassamento e defaticamento, chiamiamola, però ecco il clou, abbiamo terminato con questa finale di calcio a 5 dedicata alla memoria di Daniele. Bruno, alla fine una considerazione generale. Sì, appunto, una considerazione generale. Noi siamo stati molto bene oggi insieme a tutti questi ragazzi, insieme a tutti gli organizzatori, e sono manifestazioni che innegabilmente ci toccano. E quindi che ci emozionano e che ci riportano alla gioia di vedere questi ragazzi in campo. Io mi sembra di vederci un po' anche Daniele, cioè una cosa, certo, come se lui in qualche modo fosse qui anche lui e potesse, diciamo, godere del vedere tanti ragazzi che giocano insieme tranquillamente e essere anche partecipe di un'iniziativa così importante come quella per le vaccinazioni. Allora, questi ragazzi Caimano, che poi ha vinto veramente prima del torneo, c'era Federico Bernini che è il team manager della squadra, mi ha detto: vogliamo vincere questa edizione, che avevano vinto la prima, poi non più. Hanno detto: quest'anno vogliamo rivincere questo torneo per Daniele. Sì, io lo ringrazio. E così tanto hanno fatto. Federico, che sono già 4 volte che partecipa al torneo per Daniele e che ci ha dimostrato anche tanto affetto, diciamo, in questi 4 anni. Ringraziamo anche te perché hai sempre appunto dato il tuo contributo al massimo perché tutto questo si realizzasse. Quest'anno abbiamo fatto un po' il passo, diciamo, in avanti, in progresso, portando poi allo stadio. Ho conosciuto anche i genitori di Sara, che insomma tra mamme ci siamo comprese subito, tra i genitori ci siamo subito, come si può dire, coalizzati su questa iniziativa. Ci ha fatto sentire vicini, abbiamo condiviso tutti e due questa emozione. Bene, ora l'emozione finale sarà quando ci saranno le premiazioni e consegniamo anche l'assegno all'UNICEF e alla Misericordia di Antignano, e lì penso che sarà, insomma, l'obiettivo di ricordare Daniele facendo beneficenza, facendo del bene anche a tanti altri ragazzi. Io vi ringrazio di nuovo. Bene, grazie a voi.